Der U-Boot-Bunker Valentin in Bremen-Farge. Il bunker per sommergibili Valentin in Bremen-Farge. La costruzione del bunker fu uno dei progetti di armamento più grandi della Seconda Guerra Mondiale. Migliaia di lavoratori forzati da tutta l'Europa furono costretti dai nazisti a lavorare ogni giorno alla sua costruzione. Più di 1000 ne morirono. Il bunker non fu mai terminato e non fu mai costruito un sommergibile. Con la fine della guerra sono rimaste le sinistre rovine del bunker. Oggi il bunker è un luogo del ricordo della guerra e dei misfatti dei nazisti. Ci siamo occupati per un anno della storia del bunker e dei lavoratori forzati. Siamo una scolaresca di Schwanewede e Brema. Ci è stato presentato il progetto a scuola nell'ambito di un progetto di studio seminariale. Si sono iscritti 10 studenti. Siamo venuti al bunker Valentin per un primo incontro. Ci è stata presentata la mostra fotografica di Yuri Materassi, il nipote di Elio, ed abbiamo deciso che ci interessava molto ciò che è accaduto a Elio Materassi, i tempi orribili che ha vissuto qui. E così è nato l'intero progetto in ricordo. Questa mostra racconta la storia personale di Elio Materassi. La storia di Elio per noi è stata il punto di partenza per occuparci della storia del bunker e col retroscena storico. Chi era Elio Materassi e perché è venuto a Bremen-Farge? Wer war Elio Materassi und wie kam nach Bremen-Farge? Prima del suo 20° compleanno è stato strappato alla sua vita. Qui era in vacanza con i suoi amici. Poi è stato arruolato. Ha ricevuto una formazione. Ha potuto godere ancora di qualche giorno di vacanza da trascorrere felice con la sua famiglia. Poi è iniziato il vero periodo duro per lui, la deportazione e il trasferimento successivo nel campo di concentramento, nel campo di lavoro. Come accadde che nel 1943 furono fatti prigionieri soldati italiani e con loro Elio Materassi? Mussolini e Hitler, i due stati fascisti, Italia e Germania, erano alleati dal 1939. Un anno più tardi l'Italia entrò in guerra. Con la successiva destituzione di Mussolini da parte del Gran Consiglio del Fascismo nel 1943, fu organizzato un nuovo Stato presieduto dal maresciallo Badoglio, che firmò l'armistizio con gli alleati l'8 settembre 1943. I militari tedeschi occuparono subito la parte più grande dell'Italia. Migliaia di soldati italiani furono fatti prigionieri, anche Elio Materassi. Attraverso un'infinita odissea arrivò da Milano, attraverso il Reich tedesco, al campo di prigionia di Hammerstein, nell'odierna Polonia. Là iniziarono le vere sofferenze. Elio divenne un numero. Il numero 41.912 dimostra che Elio non era più considerato una persona, bensì un semplice numero, un prigioniero, un internato militare italiano. Nell'ottobre 1943 Elio fu deportato dal campo di concentramento di Bocholt in quello di Heidkamp presso Schwanewede. In baracche simili a quelle rappresentate in questa ricostruzione viveva Elio. Le baracche non erano riscaldate neppure in inverno ed i prigionieri dormivano sul nudo pavimento. I lavoratori passavano almeno 10 ore al giorno alla costruzione del cantiere del bunker. Il lavoro era duro e pericoloso per la vita stessa. Più di 1000 lavoratori morirono di stenti, incidenti o maltrattamenti. Queste foto documentano la costruzione del bunker, ma non mostrano gli orrori. Anche Elio soffrì dolori inimmaginabili. Nel suo diario si dice: da giorni soffia un vento gelato e nevica ininterrottamente,
tanto che il manto di neve è già alto dai 50 ai 60 centimetri. L'aria è rigida per il freddo, il termometro mostra una temperatura di meno 17 gradi. Noi, che lavoriamo all'aperto, non sappiamo come resistere. Per quanto concerne il mio peso, ho lasciato 35 kg sulla bilancia. Sono pelle e ossa. Sembro uno scheletro. Si possono contare le mie costole, quasi fossero i tasti di un pianoforte. Se non si è vissuta una tale situazione sulla propria pelle, non la si può quasi neppure immaginare. Ma nel nostro progetto c'erano sempre dei momenti nei quali qualcosa di tutto questo era vivo e reale. Là ho visto che ci hanno messo a disposizione un pezzo di legno, una tavoletta sulla quale c'è un'iscrizione da parte di un internato militare. Non proprio Elio, ma un suo compagno. Ed è impressionante che sia rimasta intatta per tutto questo tempo. È la prova tangibile di quanto deve aver provato e sofferto allora. Racconta davvero ciò che questo internato ha realmente provato sulla propria pelle. Nel corso del progetto abbiamo tenuto stretti contatti con il figlio di Elio, Orlando, e di suoi due nipoti Yuri e Nicola. In una telefonata via Skype ci hanno raccontato di Elio e inviato foto e video di famiglia. Molto toccante un'immagine nella quale Yuri legge ad alta voce il diario del nonno. Elio Materassi è sopravvissuto alla costruzione del bunker. In questa foto lo si vede per il suo 83esimo compleanno con i due nipoti, Nicola a sinistra e Yuri a destra. Non posso credere che tutto questo sia accaduto nella mia terra, nella mia città, da dove provengo. Non riesco a comprenderlo davvero. Trovo il progetto in sé molto interessante. La storia di Elio è esemplare per comprendere ciò che è accaduto qui al Bunker Valentin, ciò che è accaduto alle persone internate o prigioniere qui dentro. Altrimenti non avremmo davvero compreso fino in fondo ciò che è avvenuto, seppure siamo originari di Schwanewede, di Brema, nonostante che a scuola teniamo lezioni su questi temi nell'ora di storia. Ne abbiamo appena parlato, ma mai davvero approfondito quanto fosse terribile la situazione delle persone internate qua, come fossero dimagriti. È incredibile come una persona possa aver vissuto una situazione così tragica, ne possa aver scritto, sia poi morta in vecchiaia. Come possa tenere in mano tutto quanto ha raccontato e lo legga. Questo è particolarmente bello. Per il progetto sono venuti in Germania gli eredi di Elio Materassi. Ci siamo incontrati e abbiamo visitato insieme una mostra in cui viene documentato il lavoro forzato nella regione. Abbiamo parlato del percorso di vita di Elio e del nostro progetto. Affinché il tema del passato nazionalsocialista non sia dimenticato, neppure nel futuro, ci saranno ancora molti progetti di giovani nel Bunker Valentin, proprio come questo.